Alcune delle dinamiche del Pescara nel settore della difesa dipendono dalla permanenza o meno di Cesare Bovo e Ugo Campagnaro. I due veterani hanno espresso la volontà di restare in riva ad Adriatico, ma è presumibile che il Delfino ne terrà al massimo uno e in questo caso la scelta ricadrà su Campagnaro con un contratto, anche quest'anno, a gettone di presenze, come fatto intendere due giorni fa dal presidente Sebastiani nel corso della trasmissione Replay. Campagnaro è un giocatore che non ha nessun tipo di problema dal punto di vista personale, quindi gioca o non gioca non crea problemi. Se non crea non pesa sulle classi della società, ma è una scommessa che facciamo insieme. Se Campagnaro dovesse fare 20 partite facciamo bingo tutte e due. In scadenza Coda, che dunque andrà via. Nella zona centrale della difesa poi il Delfino potrà contare su Andrew Gravion e Marco Perrotta e tenterà di inserire sempre di più il millennial uruguaiano Edgar Elizalde. Sotto contratto c'è anche Michele Fornasier, ma il difensore veneto non sembra rientrare nei piani del Pescara e potrebbe partire. Al suo posto il DS Leone è alla ricerca di un centrale di discreta esperienza in cadetteria. I profili principali su cui sono finite le mire del Delfino sono Gennaro Scognamiglio e Michele Pellizzi. Scognamiglio è la prima scelta, ma è legato al Cesena da altri due anni di contratto e la trattativa non è così semplice da sviluppare. Diversa la situazione per Pellizzer, che è in scadenza con la appena retrocessa Entella, ma sul centrale altre squadre di cadetteria hanno concentrato le attenzioni, in particolare Avellino, Carpi e Salernitana. Già preso invece il difensore centrale ventenne Alessandro Celli, in scadenza con l'Andria. Circa i difensori di fascia, ha già salutato Antonio Mazzotta in scadenza. Il volto nuovo è quello del 25enne Daniele Celliento, che arriva a parametro zero dopo essere andato a scadenza con la Viterbese, dove quest'anno in Lega Pro, tra campionato, Coppa e Playoff, ha disputato ben 44 partite con 5 gol all'attivo. Sono sotto contratto e destinati a rimanere Alessandro Crescenzi e Antonio Balzano. Il Pescara punta poi a portare a termine l'operazione col Genoa, scambiando i cartellini di Francesco Zampano e Riccardo Fiamozzi. Prima ci dovrà essere però l'ufficialità del mancato riscatto di Zampano da parte dell'Udinese. Per questo se ne riparlerà dopo il 20 di giugno.